diversi livelli di responsabilità sul fatto che si giochi o non si giochi una partita. Credo che sia un punto che forse non è stato molto ben chiaro ieri. C'è un livello sportivo, c'è un livello di pubblica sicurezza, c'è un livello che è anche legato eventualmente a questioni di protezione civile. E ognuno di noi ha una sua competenza specifica che nel caso è stata esercitata. Lo so che il Comune si è dato molto da fare per rendere comunque lo stadio praticabile. Il signor Questore ieri personalmente è andato a verificare che fosse la struttura praticabile, quindi da questo punto di vista è che si sarebbe potuto fare. È chiaro che poi c'erano delle valutazioni di protezione civile che dovevano essere fatte e credo che chi ne aveva competenza le abbia fatte. Poi non si è fatto il derby perché sportivamente, dal punto di vista quindi della praticabilità del campo, chi aveva competenza e quindi in particolare la terna arbitrale ha ritenuto che non si potesse giocare, non si potesse cioè giocare il pallone su quel prato che era in condizione evidentemente non tale da garantire lo svolgimento della partita. Quindi polemiche, direi forse sarebbe stata necessaria una maggiore chiarezza per capire bene esattamente quali fossero i livelli decisionali. Ho letto anche stamattina sulla stampa di rimpalli di responsabilità che francamente non mi sento di condividere, credo che ieri ognuno abbia fatto il suo nella maniera più corretta avendo a cuore quello che è il bene primario, cioè la sicurezza intanto dei cittadini da un lato e poi secondo le competenze, come dicevo prima, anche le responsabilità sportive se sono state assunte da chi doveva assumersele.